oggi presentiamo questo volume bellissimo dal punto di vista estetico di Sandro Battisti, Sensorium, con le illustrazioni digitali, di cui poi ci parlerai, certo, relativamente alla tecnica artistica utilizzata. Questo è un esempio di Xenia Gallinia, che insomma questi due personaggi sono un duo che quando si mettono insieme a fare le cose sicuramente creano dell'arte già insomma a livello di impatto visivo. Perché parlo di impatto visivo? Perché l'impatto visivo è pertinente all'arte visuale di Xenia in particolare, ma è anche pertinente all'arte scrittoria di Sandro, in quanto il contenuto di questo libro, che è un po' particolare perché parla sostanzialmente di sesso quantico, potrebbe già essere attuale, nel senso che sesso quantico è una esplorazione delle attività sessuali in un ambito multidimensionale. Noi ci muoviamo in tre dimensioni. La domanda base che mi ha scatenato questa produzione è: come potrebbe essere far sesso, far l'amore, innamorarsi, eccetera, in un ambito di 4, 5, 6, 7, n dimensioni. E da lì è scaturito. Quindi travalicando i confini della tridimensionalità, travalicando i confini del continuum spazio-temporale a cui siamo normalmente abituati. Quando Sandro Battisti ha fondato nel 2004 giù di lì il connettivismo come movimento, assieme ad altri, ha contribuito a fondare il connettivismo come movimento d'avanguardia, l'unico movimento di avanguardia che esiste dal punto di vista letterario oggi in Italia, che insomma ha anche bei collegamenti con l'estero, perché la presenza di Bruce Sterling si sente, no? Ed è una presenza anche lui proprio come amico del connettivismo. Noi sappiamo dalla matematica che fino al 4 cubo, fino alla quarta dimensione, esiste una realtà rappresentabile graficamente, perché il 4 cubo è stato rappresentato, no? La quarta dimensione, sono stati fatti notevoli tentativi di rappresentazione grafica, è stato disegnato, eccetera. Dalla quinta dimensione in poi diventa una pura formula matematica e non è più rappresentabile graficamente. Allora Xenia ha tagliato la testa al toro, ha detto: va bene, faccio una bidimensionalità, ma la faccio simbolica, utilizzo una simbologia. E per renderla fruibile quantomeno, no? al lettore e allo spettatore. E la bidimensionalità simbolica di cui sto parlando è legata sia all'uso precipuo del colore, ma anche una simbologia che è di tipo geometrico-esoterico. Il color oro, che è quello che poi emerge dalla figura del cerchio, la figura del cerchio che indica la perfezione, no? In tutte le filosofie. Il color oro è il colore della trasfigurazione divina. È un portale. Le nozze d'oro. E l'oro è appunto la sostanza alchemica per eccellenza, no? Trasformazione del piombo in oro, era ciò che perseguivano gli alchimisti nell'opera Al nero di Margherita Yourcenar nel 500, nel 600 e oltre. Dammi il tuo umore, concentralo, comprimilo, rendilo avvolgente. Dammi la tua essenza in sintesi matematica esotica. Lascia che osservi i tuoi frattali rendersi evanescenti, sfumare in altri continui. Dissolta la noia pura, aritmetica a contatto, ascoltami quando evoco l'abisso, perché lì, è lì che cerco il kernel della tua carne psichica, che viene, ondate di profumo, ormoni, capacità di calcolo stellare nel tuo ventre. Apriva il suo fiore con una tempistica pari al clock quantistico del quarzo. Nessuno poteva scorgerla in quel suo atto sensuale estremo, posizionata lì, in quella stanza, in ermetico silenzio e parca nei movimenti, proprio
per non farsi notare dai pochi ibridi presenti, mentre dentro di sé viveva un vulcano ormonale. Cosa vedi? Si domandava tra una visione e l'altra. Vedo una splendida donna postumana immota, si rispondeva dopo qualche istante di riflessione. Non vedi altro? No. Un lieve sorriso di malizia campeggiava sospeso da qualche parte, nella percezione di sé. Non si vede nulla, sembri semplicemente immersa nei tuoi pensieri.